visita questo negozio? No, sempre roba da mangiare, mi sa. Sì. C'è gli ol... Non ho questi ingredienti, si prende. I panini me li devo fare come si deve. Il prosciutto crudo. Eh sì, va preso. Va preso. La tortiglia. Eh sì, è Spagna, effettivamente. Pancetta rosola. Sto gioco mi fa venire fame, però, se fa così, Pensa di patate, chorizo. Va bene, basta. Solo negozi... Pane! Quindi panini? Eh no. No, sempre tanti ingredienti. Stack in argento li devo prendere, che per tenere il panino. Ma panna montata, yogurt e formaggio. Sì, dai. Un po' di fame che aiutano. No, 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 errore ci fu. Va benissimo. Oh, vabbè. Vabbè, si va alla palestra allora, perché qua, come al solito, nella città ormai si fa ben poco. Come non detto. Ah, nella città si fa ben poco ormai, perché sono giusto negozi vestiti, nessuno ti parla per dare oggetti, queste e quant'altro, quindi vediamo. Dov'è? Ok. Elettro, va bene. La palestra è... È quella? No, è il negozio di lusso quello. Dovrebbe essere questa allora. Sì, perfetto. Si va. Vediamo, palestra elettro. Palestra... Effettivamente, mosse terra qua... Ci sono ben poche. Di nuovo tu. Che coincidenza assurda. Non è che mi stai stalkerando, non è che ti vedo. Va bene. Eh sì, Ether, va bene. Vai ad allenare una ventina. Ma che bello Jolteon che riposa. Scusami. Non ho resistito. Perdonami, Jolteon. Il fatto che tu non possa accarezzare un assistente. Ok. C'è anche da dire che ho cambiato i vestiti rispetto all'ultima volta. Ora ho la coppolina. Ma che bella. Va bene. Sì, certo che mi chiamo così. Guarda questi baffetti. Ok. Ho un programma, devo partecipare. È una vlogger, uno show come ospite. Aiuta ad aumentare visualizzazioni e ricevere mi piace. Ma molto attuali queste prove, ok. Ti farò uno shoutout allora. Qui me la prendo. Qui potrei prendermela. Con lui potrei prendermela pure. Non se la prende mai lei, invece. Potrebbe essere difficoltosa con la squadra con cui volevo continuare al momento. Vediamo un po' questa sfida. Ops. Ok. Elettrine ed elettrini! Allora... Questa è una citazione a quella lì, follettine e follettini? Io voglio la citazione a YouTube anche io, allora. Mannaggia. Ma che cacchio è uscita? Buenos Day. Ma chi la conosce, chi sarà? Chi sarà? Devo fare devo dire questo. Perché sennò il chissarese. Quella che parla il cursivo. Ma perché tremi in questo modo? Mamma mia. Eh già, siamo in live.
Hai detto bene. Va bene. Qui magnemite muovono. Sono magnemite allora, colorati. Vabbè, hai il vantaggio d'entusiasmo. Va bene. Ti sto già aiutando e non lo sai. Signor passante, si faccia avanti. Proprio un passante a caso, eh? Lo sfidante è il nonnetto. Ok. Musichetta spacca, però. Come devo gio... Rettare camere per la città. Caccia ad alto voltaggio. Trova il nonnetto. Un altro tipo di nascondino. Beh, chi se ne... chissà. Signor passante, si prepara a darsi alla macchia. Ma che... Si è messo a correre come un pazzo. Va bene. Ok. Magnemite, scansione d'intorno. Ok, ma telecamera. Quindi qui c'è la telecamera. È quello che vedo sotto la E di palestra? Sì. Non è che si sia ben nascosto. T'ha settata più te. Raggi X. Va bene, prossimo giro. Come? L'assistente? Sì, l'assistente. Da lì c'è un Red Terra Crystal sullo sfondo. Ok. Allora. Dovremmo essere poco efficaci. Ah no! L'erba non è poco efficace. Ok. Allora, prenditi questi cocci di mango. Oppure cocchi. Cocco. Prenditi questo cocco. Ripeti, no. Quindi elettro è poco efficace su erba, ma non viceversa. Pensavo entrambi. In effetti, magari va. Vabbè. Com'era quel mio ragionamento? Ci può stare perché il legno è un cattivo conduttore. Però servono altissimi voltaggi perché vada a fuoco, quindi è poco efficace, effetto normale sull'elettricità. Ci può stare, ma le solite scemenze da pensieri. Allora, far da sfondo. Ok. Vediamo dov'è. Se è facile come l'altro. Ok, ora non lo vedo subito. Non si può neanche zoomare. Mi viene da dire che sia lì. Quelli sono Magnemite e Rotom? Ok, però mi ha zoomato, quindi vediamo. Signor passante. Va bene, l'ho visto, perdonami. Pure l'aiuto mi stava dando. Lo eri, in effetti. Pensavo fossi arrampicato, invece. Vabbè, effettivamente un vecchietto, fagli fare sforzi. Ok, un misto. E un altro semebomba per te, allora. Quelli un cappello sono capelli. Oh! Il frac diventa immune. Ok, dovrei chillarmela di semebomba. Ne ho 15, dovrebbero bastare per tutti. Fluffy è statico, quindi. Sa, è una mossa fisica, ma non è una mossa a contatto, semebomba. Emette del cocco per attaccare.
Vabbè, però pure tu, ma sei uno stronzo. Ok, se è così dovrebbe andare tutta la palestra. Non mi sono accorto del livello dei Pokémon per vedere se ho overlivellato, però se c'era la base là dovrebbe essere questo il livello più o meno. Vabbè, sì, è vero. Come fan vinci tu? Chissene. Bene. Prossime inquadrature. Ste telecamere dov'erano? Oh, vabbè. Teatro delle Rotte. Quindi avevo indovinato. Questa è l'arena. Allora, ultima caccia all'uomo. Professore non è travestito. Un po' grosso per essere il professore. Eccoti qua, caro mio. Imbarca, ti stai facendo il viaggetto. Sì, la ricerca dei tesori sono i ricordi della sfida. Vabbè che sto facendo tutto. Ha avuto un elettro impennato. Vabbè. Gli elettrini di tutto il mondo sono cari. Mamma mia, questo è davvero, almeno nella localizzazione italiana, la citazione a follettini e follettine. Chissà che fine ha fatto. Va bene. Cerca il signor passante. È ora di menarti. Kisser. Dynamo era il nome della sanguisuga. Ok. Sì che ho avuto l'approvazione. La streamer elettrica, perfetto, dai. Siamo colleghi, XD. Vabbè. Non riesco neanche a farlo per un secondo, lasciamo stare. Meniamola di santa ragione, così capisce chi è meglio. Cioè... Vabbè, da, l'ho detto ormai, quindi. Che dobbiamo fare? Bello il telefono, no? La cover multicolor. Ma... Ok, quelle sopracciglia che si muovono di 1000 metri. Lo spettatore che salta a 10 frame al secondo. Ok, ora si è ripreso un po'. Buenos day. Mix. Ma hai i denti acuminati? Sì, c'hai i denti appuntiti. Al volume battery. Effettivamente ce l'ho e l'ho fatto anche evolvere. Va bene. Spavento. Perché ti spacco! Vabbè, vincerò di sicuro, da. Allure si comincia. Eh sì, eh? È l'elettrico. È il primo! Altra citazione. È il primo! Mamma mia, che bello. Tornerò a giocarci prima o poi. Ma... Non mi stupisce che ultimo Pokémon... Appare un Magnemite e gli altri due sulla testa si staccano per formare Magneton. Ok, ha mandato in pappa tutta la mia prova, dato che c'hai Vatrel. Devo cacciare Floragato e va Mr. Clamp, perché sennò qui è la fine. Vediamo come se la caverà Mr. Clamp, allora. Allora, tu hai Pokémon livello... Non me lo fa vedere, infatti. Predict VCG. Ok, 23. Ci siamo più o meno. Caduta massi. Ok. Belly Bolt, non credo di averlo mai incontrato. Vediamo a cosa vado incontro. Oh mio Dio, è proprio un Belly e anche un Bolt.
Beh, no, non c'era modo migliore per chiamarlo. Un momento. Ok. Come carica? Caduta massi. Caduta massi non è stata una buona idea. Se è andato un attimo la luce pure. Ok. Per fortuna il brutto colpo, perché questo, se no. Ma si carica di elettricità. Cosa fai se ti carichi di elettricità? Vabbè, non lo sapremo perché hai deciso di fare pistolacqua. Non so se esserne contento o meno. Allora, vediamo chi c'è dopo. Sì che cambio Pokémon. Ok. Vediamo. Con Luxio non dovrebbero esserci problemi a parte la prepotenza. Allora, di solito, da quanto ho capito, l'ultimo Pokémon non è del tipo della palestra, ma lo è del teratipo. Quindi chissà chi stracacchio mi mette e fa diventare elettro. Ok. Staffetta, Fidug, mi piace. Però... leccata... leccata non copre nessuna sua cosa. Certo, dovrei cacciarmi azione, però... non è il momento. Miss Magius diventa elettro. Elettrini fate il tipo per me. La lacrimuccia è quella. Ok. E lo fai subito il teratipo, suppongo. Allora, io farei... ok, sono leggermente overlevel. Però è stato fatto durante la battaglia il 26, quindi siamo là. Da dove l'hai cacciata, che non hai tasche? Poi mi piace però che abbiano i lanci personalizzati, capa palestra. Mi piace. Ok, la lampadina di Edison su Miss Magius. Ok, con il teratipo parte un remix dello stadio di Galar. Ok. Il problema è che se ora si fa male... ok. Mo mi ammazzo da solo però. Per favore. Ok. No, non ok. Allora. Potrei mettere Paumo a sto punto. Che tanto non dovrebbe subire danni dalla sua mossa potenziata dal teratipo. Sempre che ne dovrebbe possedere, ma non so se Miss Magius impari normalmente mosse elettro. Ma porca miseria! No, devo rischiarmela così. E usare anch'io il teratipo dopo. Capisco il motivo. Allora, dovrò sacrificare Paumo, curare Mr. Clamp, così faccio rocciotomba e rallento Miss Magius. Ciao Paumo. Brutto, vabbè, brutto colpo. Meglio ora che tra poco. Allora, Mr. Clamp con rocciotomba.
purtroppo non possiede il 100% di precisione. Infatti 95. Potrebbe missare. O potrei colpirmi da solo. Allora, tanto lui non subisce brutti colpi per l'abilità. Però subisce colpi da se stesso? No. Ok. Effettivamente potrebbe farlo fuori da solo, senza sfruttare l'amico. Vai. Sì. Dobbiamo vedere quanto... Va bene. E ora muori? No, non lo resiste, ok. Ma sì, dai. Vediamo la Terra Crystal Roccia. La faccio pure io, sennò che scontro alla pari è. No, mi piace, mi piace. Ok, è come quella normale, un diamante però marrone e cubico. Bene, mi piace il fatto che non sia più confuso. Ma guarda quante purverate che fanno tutti quanti. Ok, quando si spacca Terra Crystal cambia proprio la musica. Lei che ancora balla quando ha perso. Va bene. Mamma mia, non svenire. Ah, ok. Che esagerato. Hai visto i Magnemite si sono alzati? Come... Certo, non per combattere. Oh! Ciambella si sta evolvendo. Non ho capito come dargli i nomi dopo che li ho catturati, ma Ciambella è lui. E si evolve in... Ma... In Muffin. Ma che bello! Ma è bellissimo! Mamma mia! Ti devo chiamare Ciambella o McMuffin? Ciambella, no, Ciambella. Carletto e Ciambella per il momento. Dai! La medagliuzza mi devi dare, dai! Ah, stai continuando. Va benissimo. Va bene. La mia medaglia. Ero pronto a farlo lo screenshot, effettivamente. Certo, il tuo sorriso proprio... Vabbè, eravamo in posa tutte e due. Ok, guarda il Magnemite! Con gli occhioni lucidi tutte e due. Va bene. Fino al 30 si fanno catturare più facilmente e mi danno... Quindi era anche più difficile catturare. Ecco perché all'inizio usavo 50 Pokéball per un livello 30. Ok, un altro regalo. Un MT, come l'hai pronunciata? Ah, Invertivolt. Bene. Eh sì, eh. E te tu mi piace, iscrivetevi al canale. La streamer elettrica. Benissimo. Ma... Ok. Allora, adesso, dato che per provare una teoria sono partito come prima palestra dalla seconda... Oh! Ah, Nemi, ti ha parlato di me. Oranzio! Ah! Educazione artistica all'Accademia. Ma qui in Super 4 sono all'Accademia, io che l'ho snobbata subito. Voglio diventare forte, trovare un tesoro è quella più filosofica. Tutto il suo danno è portato alla voragine, ma porca miseria! Hai campionessa. Quindi ti ha preso a schiaffi, Nemi. Dimmi. Ok. Effettivamente le dovrei fare le lezioni prima o poi. Ah, informa lo staff.
posso frequentare le lezioni. Cioè, fare le palestre mi aumenta le lezioni e l'MT oltre i livelli dei Pokémon. Va bene.